viabilità, riscossione tributi, rifiuti, qualità della vita. L'agro ha bisogno di una coesione, di un coordinamento. A intercettare questa necessità è stato il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo. Ieri sera ha chiamato a raccolta i suoi colleghi del territorio della Valle del Sarno, da Nocera Inferiore a Castel San Giorgio e Scafati. Hanno risposto all'appello 10 sindaci che hanno trascorso insieme del tempo chiacchierando del più e del meno e anche di fatti amministrativi in un locale della ridente cittadina dei Monti Lattari. Sarà il preludio di una collaborazione ferma, decisa, duratura e costruttiva? Il sindaco Pentangelo è fiducioso. Assemblea informale che noi abbiamo fatto e credo che abbia fatto piacere a tutti ritrovarsi con la serenità di poter discutere di alcuni argomenti che andavano dalla mobilità, dal problema del ciclo integrato dei rifiuti, ai problemi di natura tematiche sociali, che qualcuno ahimè non ha potuto perché sono tutti neoinsediati, sono come dire, impegnati in queste situazioni, ma con rammarico mi hanno dimostrato che avrebbero voluto essere presenti, ma abbiamo discusso di alcune tematiche perché è il problema dell'entrata a regime della nuova legge sui rifiuti, speriamo che sia molto buono, questo ci impone in qualche modo, impone a noi comuni di creare sottoambiti, vedremo con quale tipo, quale logica di associazione questo verrà. Poi c'è il problema per alcuni di noi, almeno 8 comuni, perché come dicevo, solo Agro Solidale è partita per quanto riguarda i servizi sociali e siamo ancora al palo per quanto riguarda le due altre due aziende speciali consortili per i vecchi due ambiti che sono nati e purtroppo qui passiamo da commissariamento in commissariamento e devo dire con grande dispiacere perché ovviamente capiamo che cosa significa per una comunità entrare in una fase di questo genere, quindi tutta la nostra solidarietà ai colleghi che vivono questa situazione. È stato proficuo perché ha permesso di riallacciare dei rapporti, ha permesso a qualcuno di fare un po' da pontiere su certe situazioni, ha permesso di riallacciare il dialogo.